La seguente lettura è tratta dal testo Le donne e la scrittura di Virginia Woolf, edito da La Tartaruga, Milano, 1981. Una mente terribilmente ricettiva. I più eminenti scrittori inglesi di racconti ammettono, dice John Middleton Murray, che come scrittrice di racconti Catherine Mansfield era hors concours, fuori concorso. Non ha avuto seguaci e nessun critico è stato capace di definire la sua qualità. Ma chi legge i suoi diari è ben contento di lasciare ad altri tali problemi. Non è la qualità della scrittura né la misura della sua fama che ci interessano nei diari, ma lo spettacolo di una mente terribilmente ricettiva, che riceve l'una dopo l'altra le caotiche impressioni di 8 anni di vita. Il diario era per lei un mistico compagno. Vieni, mio non visto, mio non conosciuto, conversiamo insieme. Scrive nell'iniziare un nuovo quaderno. In esso annotava fatti, il tempo, un fidanzamento, tratteggiava scene di vita, descriveva un piccione o un sogno o una conversazione. Nulla potrebbe essere più frammentario, nulla più privato. Abbiamo l'impressione di stare osservando una mente quando è sola con se stessa, una mente che è così poco sicura di un eventuale pubblico da ricorrere talvolta a una sua stenografia o che, come tende a fare la mente nella sua solitudine, si scinde in due e conversa con se stessa, Catherine Mansfield su Catherine Mansfield. Ma poi, via via che si accumulano i frammenti, ci scopriamo a imporre loro, o più probabilmente a ricevere da Catherine Mansfield stessa, una direzione. Da quale ottica osserva la vita mentre terribilmente ricettiva siede là occupata a registrare l'una dopo l'altra tutte quelle frammentarie impressioni? È una scrittrice nata. Ogni cosa che vive, sente e vede non è frammentaria e scollegata, ha la sua unità nella scrittura. A volte l'annotazione è fatta direttamente per un racconto. Devo ricordarmi quando scrivo di quel violino come sale in alto con leggerezza e ridiscende doloroso, come cerca qualcosa. Oppure, lombaggine è una cosa molto strana, così improvvisa, così dolorosa. Devo ricordarmene quando scrivo di qualche vecchio. La fitta ad alzarsi, la pausa, lo sguardo di furore e come a letto la notte sembra di essere incatenati. Oppure l'istante stesso d'improvviso si veste di significato e lei ne traccia i contorni come per preservarlo. Piove, ma l'aria è morbida, fumosa, calda. Grosse gocce ticchettano sulle foglie languide, i fiori del tabacco si protendono. Ora c'è un fruscio nell'edera. Dal giardino accanto è apparso Wingley e delicatamente, sollevando le zampe, le orecchie tese, con molta paura che l'ondata lo sorprenda, guada il lago di erba verde. La suora di Nazareth, mettendo in mostra le pallide gengive e i grossi denti scoloriti, chiede la carità. Il cane è scarno, così scarno che il suo corpo è come una gabbia su 4 stecchi di legno. Corre giù per la strada. In un certo senso le sembra il cane è la strada. Ci sembra di stare in mezzo a racconti incompiuti, qui un inizio, un finale lì. Ci vuole solo un laccio di parole gettato intorno perché siano completi. Ma poi il diario è così intimo e così istintivo da lasciare che un altro io si stacchi dall'io che scrive e si ponga un po' di scosto a guardarlo scrivere. L'io scrivente era un io strano, a volte nulla poteva indurlo a scrivere. C'è così tanto da fare e io faccio così poco. La vita sarebbe quasi perfetta qui se solo quando faccio finta di lavorare stessi sempre lavorando. Pensa alle storie che aspettano, aspettano proprio sulla soglia il giorno dopo. Eppure, prendiamo questa mattina, per esempio. Non ho voglia di scrivere niente. È grigio, pesante, piatto e i racconti sembrano qualcosa di irreale che non vale la pena di fare. Non ho voglia di scrivere, ho voglia di vivere. Che cosa vorrà dire lei? Non è facile spiegarlo, ma è così comunque.
Che cosa vorrà dire? Nessuno più di lei prendeva seriamente lo scrivere. In tutte le pagine del suo diario, pur così istintive, rapide, l'atteggiamento verso il suo lavoro è ammirevole, sano, caustico e austero. Non ci sono pettegolezzi letterari, non c'è vanità, non c'è invidia, benché negli ultimi anni dovesse essersi resa conto del proprio successo. Non vi fa allusioni. I suoi commenti sul proprio lavoro sono sempre penetranti e sprezzanti. I racconti mancavano di ricchezza e profondità, non faceva che togliere la schiuma in superficie, nulla più. Ma lo scrivere, la semplice espressione accurata e percettiva delle cose, non basta. Lo scrivere si fonda su qualcosa di inespresso e questo qualcosa deve essere solido e intero. Sotto la disperata pressione del male che avanzava, intraprese una curiosa e difficile ricerca, di cui cogliamo sprazzi soltanto, e anche quelli difficili da interpretare, oltre la chiarità cristallina necessaria se si vuole scrivere con autenticità. Nulla che valga la pena può venire da un essere diviso. Scriveva. Bisogna avere la salute dentro di sé. Dopo 5 anni di lotte, rinunciò alla ricerca della salute fisica non per disperazione, ma perché pensava che il male fosse dell'anima e che la cura stesse non nei rimedi fisici, ma in una qualche fratellanza spirituale, come esisteva a Fontainebleau, dove trascorse gli ultimi mesi della sua vita. Ma prima di andarsene, scrisse un bilancio della situazione con cui si chiude il diario. «Voleva la salute», scrive. Ma che cosa intendeva per salute? Per salute intendo, scrive, la capacità di vivere una vita piena, adulta, che vive, che respira in intimo contatto con le cose che amo, la terra e le sue meraviglie, il mare, il sole, e poi voglio lavorare. A che cosa? Voglio vivere in modo da lavorare con le mie mani, i miei sentimenti, il mio cervello. Voglio un giardino, una piccola casa. L'erba, animali, libri, quadri, musica. Tirandolo fuori da queste cose, come espressione di queste cose, voglio scrivere. Anche se poi scriverò di autisti, di taxi, non è questo che conta. Il diario si chiude con le parole «Tutto va bene». E poiché morì 3 mesi dopo, viene la tentazione di pensare che quelle parole significassero una qualche conclusione a cui l'avevano spinta la malattia e l'intensità della sua natura, a un'età in cui la maggior parte di noi temporeggia disinvolta tra quelle apparenze e impressioni, quei piaceri e sensazioni che nessuno aveva amato più intensamente di lei.